Bentrovati, edizione della notte del nostro TG6 interamente dedicata al lunedì elettorale nella nostra regione con gli scrutini delle comunali che ovviamente vedevano il capoluogo di regione sotto la lente di ingrandimento. All'Aquila ha confermato il sindaco uscente Pierluigi Biondi che vince al primo turno, non ci sarà bisogno di ballottaggio, il servizio di Paolo Renzetti. Pierluigi Biondi si riconferma primo cittadino dell'Aquila, questo l'esito delle amministrative del capoluogo di regione, una vittoria al primo turno per il sindaco uscente di Fratelli d'Italia, festeggiato dai vertici del partito ma anche della regione Abruzzo con la presenza del presidente, del governatore Marco Massilio, dell'assessore Guido Liris, la festa dei cittadini aquilani, di coloro che hanno votato ovviamente Pierluigi Biondi in Piazza Duomo, dove c'è stata l'incoronazione ufficiale del sindaco che dunque guiderà per il secondo mandato consecutivo e per i prossimi 5 anni il capoluogo di regione. Pierluigi Biondi è il nuovo sindaco dell'Aquila. E gli aquilani hanno deciso di continuare a garantirci quell'apertura di credito che ci avevano fatto 5 anni fa. Siamo molto contenti, siamo molto onorati e siamo anche molto responsabili per tutto ciò che dovremo fare, perché l'Aquila è una città complessa, l'Aquila è una comunità che ha tante esigenze, giustamente esigente, e noi dobbiamo essere all'altezza di questo compito che gli aquilani ci stanno per riconsegnare. Il centrodestra vince ed è un messaggio, perché l'Aquila nella sua complessità avrebbe bisogno di un governo con una maggioranza coerente, coesa, e credo che l'anno prossimo, se il centrodestra si presenterà unito alle elezioni politiche, creerà quella filiera che passa per la regione Abruzzo, che è già saldamente nelle mani del centrodestra. Una grande soddisfazione, la dimostrazione che la serietà, il buon governo paga, l'unità del centrodestra è un valore aggiunto che è molto prezioso, che non bisogna mai lasciare per strada, bisogna lavorare compatti. Adesso per l'Aquila altri 5 anni per completare la rigenerazione, il rilancio, la definitiva definitivo completamento del percorso di ricostruzione che Pierluigi Biondi ha già intrapreso, e gli aquilani lo hanno riconosciuto. Le polemiche stanno a zero, chi ha voluto fare una campagna elettorale di basso livello con accuse senza senso si ritrova con le pive nel sacco. Questa è la risposta vera che ci si aspettava dagli aquilani ed è arrivata come previsto. Pierluigi se lo è meritato, è il sindaco giusto per questa città, per il capoluogo, un asset fondamentale non solo per l'Aquila ma per l'intera regione Abruzzo. Non voglio parlare di equilibri, rimpasti, poltrone, sono le cose che i cittadini schifano. Quello che dobbiamo imparare tutti, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, movimenti civici, centrodestra in generale, è lavorare con serietà, saper dare le risposte ai cittadini, non pensare ai bilancini, lavorare duro sui temi, sugli argomenti, e questo è quello che premia, questo è quello di cui hanno bisogno i cittadini, non di sapere chi è che avrà un assessorato in più o in meno. Sempre all'Aquila, il centrosinistra diviso vede Americo Di Benedetto al secondo posto sorpassare Stefania Pezzopane, che raccoglieva la coalizione di centrosinistra. Il servizio è di Ania Cantagalli. E alla fine Americo Di Benedetto, ad arrivare dietro il riconfermato sindaco Pierluigi Biondi, Americo Di Benedetto che si dice comunque soddisfatto del risultato, ancora una volta è riuscito a trainare le liste dietro di sé. C'è ovviamente un po' di amarezza nel constatare che il centro-sinistra diviso in questa tornata elettorale abbia comunque portato subito la vittoria al primo turno il centrodestra compatto con Pierluigi Biondi. Una Stefania Pezzopane che invece
si è detta fin da subito abbastanza tranquilla e serena, era consapevole del risultato, pensavano in casa della deputata Dem di poter arrivare perlomeno al ballottaggio, c'era comunque una situazione abbastanza definita per quanto riguarda la distanza rispetto al centrodestra. Alla fine ballottaggio non è stato invece anche terzo posto per Stefania Pezzopane, quindi sicuramente delusione in tal senso per l'ex presidente della provincia e senatrice appunto dell'Aquila. Del bene che la città mi vuole per l'ennesima volta, non dimentichiamo che io vengo da 5 anni fa dove la lettura politica e amministrativa di questa città poteva essere differente. Sono stato l'unico consigliere eletto 3 anni fa di non governo in provincia dell'Aquila con i voti della città dell'Aquila, quindi io ero l'unico a rappresentare l'opposizione in consiglio regionale. Oggi vengo nuovamente posto all'attenzione della città capoluogo di regione con un consenso straordinario, quindi riempie di gioia ma al contempo di grande responsabilità. Sono orgoglioso ma responsabile perché la città mi ha dato un mandato forte in tal senso e che deve avere un percorso di credibilità ma anche di ferma posizione su base regionale per ribadire che lì dove si vadano a fare riflessioni anche sull'attuale governo regionale rispetto al quale io sto all'opposizione, bisogna fare un passaggio che necessariamente deve portare un'attenzione preminente sulla città dell'Aquila. Credo che questo risultato, almeno da un punto di vista politico, segni questo elemento di demarcazione. Servirà invece il ballottaggio ad Ortona tra il sindaco uscente Leo Castiglione e Ilario Cocciola. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino che ci fa il riassunto della giornata ortonese. Ancora 2 settimane per poter conoscere il nome del prossimo sindaco di Ortona. Nessuno dei 4 candidati infatti ha superato quota 50% delle preferenze. Il 26 giugno i cittadini dovranno scegliere tra il sindaco uscente Leo Castiglione, sostenuto da 5 liste, il quale ha ottenuto circa il 42% delle preferenze, e Ilario Cocciola con al seguito 7 liste, attestatosi sul 35%. Sì, penso di sì, ormai siamo quasi alla fine. È stata una bella campagna elettorale che continua dopo il primo tempo e continuerà anche il 26, quindi ci confronteremo sui programmi, su quello che abbiamo già detto in questi giorni. E ho fatto 38 comizi su tutto il territorio. E i dati così come vengono elaborati sembrerebbe che si vada al ballottaggio, ora attendiamo un attimino l'esito finale perché siamo al 40% degli scrutini, quindi insomma prima di dirlo, certo questi dati lasciano presupporre, ma abbiamo assistito a quello che noi abbiamo chiamato l'asfalto elettorale, è ovvio che quindi può essere che ci sia una ricaduta di questo genere, però voglio dire, non è una questione di elettorato, è una partita completamente diversa e noi faremo un discorso chiaro alla comunità. Non faremo apparentamenti, hanno dichiarato i candidati sindaco, esclusi dalla prossima votazione, quindi sono Angelo Di Nardo, candidato del centrodestra, e Francesco Terra di Ancora Italia, che hanno ottenuto rispettivamente circa il 20 e il 2% delle preferenze. E adesso andiamo a Spoltore, dove invece il centrosinistra vince al primo turno, lo fa con Chiara Trulli in continuità con l'amministrazione uscente che era comandata da Luciano Di Lorito. Andrea Costantini. Il risultato di una squadra ben rodata, una squadra vincente, composta da persone aderenti, come dicevamo, al territorio, belle persone, quindi un risultato collettivo. Sarà importante anche caratterizzare la nuova amministrazione appunto con questa sensibilità e con tutta l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni. Sarà un lavoro, dicevo, doppio, perché sarà di gestire l'amministrazione e di gestire appunto poi la fase di costruzione della nuova Pescara. Primi 100 giorni? I primi 100 giorni ci vedranno impegnati sicuramente nel lavorare per continuare a
sulle progettualità già avviate, le grandi opere che attendono appunto di essere portate a compimento a Spoltore, e poi anche sull'ordinario, rendere la città più bella, più sicura, tutto quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale e che manterremo. Sono contentissimo di questa alternanza. Chiara è bravissima, riuscirà a portare avanti quello che è stato il progetto della Giunta, come lei era vice sindaco, e riuscirà a migliorare anche le cose che ci sono da fare in Spoltore, e porterà Spoltore nella grande Pescara con grande dignità, alla pari con le altre grandi città. Quindi possiamo ben sperare sul suo buon operato. Sindaco, lei ci aveva visto lungo, perché Chiara Trulli è con lei in giunta già dal primo mandato. Beh sì, lì è stata scelta sostanzialmente anche per il fatto, oltre che per le sue capacità, perché era una grandissima, ha raccolto tantissimi consensi, ed è per questo che inevitabilmente doveva andare in quel posto di vice sindaco, per poi essere ed arrivare a fare il sindaco, come oramai è acclarato. Come ha trascorso queste ore? In grande serenità, nel senso che io sono caratterialmente sono molto rispettosa della sovranità popolare, dalle urne esce solo ciò che vuole la gente, quindi io molto serenamente ho aspettato, senza ansia da prestazione, perché i cittadini si sono espressi, ecco, quindi con rispetto vanno trattate le urne, io così ho fatto. Sarà in carica per 5 anni, perché c'è questa incombenza della nuova Pescara? Noi ce lo auguriamo, perché dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare Spoltore, quindi ci auguriamo di avere in proiezione 5 anni, ma lavoreremo da subito, anche perché è una continuità, per continuare a dare il meglio alla città. L'ultima, una dedica o qualche dedica per questo risultato incredibile? Allora, sicuramente alla mia famiglia devo tanto, a mio marito e anche proprio alla mia famiglia, la mia grande famiglia composta proprio dalle persone, dai miei affetti, poi chiaramente a Luciano e poi a tutti i candidati. Io veramente in questo mese di campagna elettorale mi sono legata con ognuno di loro, sono diventati amici, sono diventati persone con cui condividere le cose importanti, quindi non finirà con la campagna elettorale questo viaggio e quindi con, diciamo, il risultato di oggi, ma io veramente mi auguro con Luciano di portare avanti questi bellissimi gruppi che si sono formati, perché le persone sono straordinarie, cioè abbiamo delle persone straordinarie, noi le abbiamo presentate uno a uno in più occasioni, ognuno di loro è un tesoro prezioso per la comunità e ognuno di loro va salvaguardato costruendo una comunità politica importante per il nostro territorio. Grazie. Si votava anche in 2 comuni importanti della provincia di Teramo, della Val Vibrata. Cominciamo da Martinsicuro, dove anche qui una riconferma, viene riconfermato Massimo Vagnoni a Valanga alla guida della città. Stefano Recanati. Bel risultato, una bella vittoria. Aspettiamo anche l'ufficialità, soprattutto per le nostre liste, i candidati che si sono spesi tutti quanti molto bene, e quindi insomma aspettiamo qualche ora per i dati ufficiali. Aspettiamo anche per stappare le bottiglie di spumante, ma sono arrivati i primi applausi. Ecco, è stato duro comunque in campagna elettorale, perché comunque chi deve essere riconfermato deve lavorare sempre il doppio. Beh, assolutamente sì, perché abbiamo fatto tante cose, però abbiamo dovuto affrontare anche situazioni non facili, non semplici, e soprattutto abbiamo tantissime altre cose da fare, quindi non è stato facile da questo punto di vista la campagna elettorale, però ecco, con un lavoro di squadra, di gruppo, siamo riusciti un po' a convincere tantissime persone a ridarci fiducia. Una bella attestata di stima nei confronti di tutto il gruppo, quindi questo ci deve dare ancora più responsabilità, perché la gente ci chiede di fare delle cose importanti, e noi abbiamo il dovere di farle, quindi questo è un risultato che sicuramente ci riempie di orgoglio da una parte, ma anche di responsabilità. Sì, quello che vi dicevo prima, ecco, il discorso della responsabilità. Adesso non abbiamo più scuse, perché abbiamo amministrato bene con questi anni, adesso abbiamo l'opportunità veramente di accelerare, quindi dobbiamo assolutamente farlo. I cittadini ci hanno dato gli strumenti per poterlo fare, adesso sta a noi. La squadra non la sappiamo ancora ovviamente, ma quali saranno i primi obiettivi da portare a termine, da dove comunque, quali iniziare? Gli obiettivi sono tanti, non è un problema tanto chi comporrà questa squadra, ma io ho sempre detto che tutte le persone che sono candidate faranno parte di questo progetto, poi gli eletti insieme a me avranno dei ruoli in consiglio, ma questo è un comune che si amministra
difesa, tutti quanti insieme con lo stesso spirito, quindi profilo basso, umiltà, abnegazione, lavoro, quindi su questo andremo avanti. Sì, un po' troppo grande, ma siamo sicuri che comunque la popolazione abbia scelto con cognizione, spero almeno. Noi siamo pronti a metterci in carico questa opposizione che porteremo avanti con serietà e impegno costanti. Penso che un pochino sia anche colpa nostra sicuramente, perché abbiamo avuto dei ritardi un po' clamorosi in una serie di cose purtroppo, però siamo sicuri che questo lavoro fatto per mettere insieme una coalizione così miracolosa sia a livello locale ma anche a livello nazionale possa garantirci un futuro di lavoro e di impegno per proseguire quello che è il nostro obiettivo sul territorio, cioè cambiare veramente il percorso di questa città. Ci proveremo e con tutto l'entusiasmo possibile. Altra conferma a pochi chilometri da Martinsicuro, ovvero a Tortoreto, dove c'è il mandato bis anche per Domenico Piccioni. Vediamo. Se lo aspettava questo divario così elevato? No. Ci aspettavamo di essere riconfermati perché abbiamo fatto un grande lavoro in questi 5 anni, soprattutto nel periodo della pandemia. Siamo stati insieme ai nostri concittadini sul territorio, siamo andati a casa in momento del bisogno e abbiamo portato avanti il nostro programma che avevamo presentato a loro 5 anni fa. E adesso questa riconferma è così larga, così schiacciante, veramente non ce l'aspettavamo. Hanno apprezzato, secondo me, il lavoro che abbiamo fatto, la nostra vicinanza insieme a loro, la nostra appartenenza a Tortoreto. Noi siamo la lista proprio chiamata Sì, amo Tortoreto, siamo Tortoreto, e questo è quello che i nostri concittadini hanno apprezzato e ci hanno dato per questo questa grandissima, enorme fiducia, e per noi è ancora più grande perché avere un consenso così grande ci riempie di grosse responsabilità per questi prossimi 5 anni. D'accordo per chi dice che la pandemia ha aiutato notevolmente i sindaci uscenti? La pandemia ha aiutato i sindaci uscenti che hanno lavorato bene, non tutti, c'è questo consenso in altre parti, quello che abbiamo avuto noi a Tortoreto. Noi siamo stati i primi a fare le vaccinazioni, agli screening per individuare eventuali positivi per tenere sotto controllo il Covid. Siamo stati vicini a loro perché in quel momento parecchie famiglie erano in difficoltà a livello economico. Sì, questo ci ha dato, ma perché abbiamo lavorato, non la pandemia, ma il lavoro che noi stavamo facendo sul programma e che abbiamo continuato non solo a portare avanti il programma, ma soprattutto a stare vicino ai nostri concittadini. Lista civica che però fa riferimento al centrodestra, qualcuno però non ha voluto prendere la strada di Domenico Piccioni, e questo come la fa sentire o come si sente dopo questo risultato? Mi sento forte che Tortoreto ha premiato la civicità di centrodestra. Tortoreto è stato sempre un paese moderato, non ha mai avuto picchi di estremismo, e anche questa volta con questa scelta si vede nettamente, dei volte è stata una scelta coerente, perfetta per far sì che Tortoreto possa continuare a essere governata con tranquillità. Da domani mattina al lavoro per quali obiettivi? Per portare avanti l'individuazione dei parcheggi e la sistemazione della piazza di Santa Maria Assunta, e in più per portare avanti quel progetto che da 5 anni ci eravamo prefissi, non siamo riusciti fino a questo momento, il progetto definitivo per il polo scolastico. E adesso lo sport, perché per il Pescara inizia una settimana decisiva dal punto di vista societario e anche non tanto nella scelta del direttore sportivo che sarà Daniele Dell'Icari, quanto dal punto di vista dell'allenatore. Facciamo il punto nel servizio. È una settimana fondamentale per il Pescara, con cui si pongono le basi della prossima stagione. Intanto sul fronte societario si attende la fumata bianca per l'ingresso dei nuovi soci, che in un primo momento affiancheranno il presidente Daniele Sebastiani, in attesa di sviluppi futuri che potrebbero portare ad un ampliamento della partecipazione al capitale sociale e a una progressiva uscita di scena del massimo dirigente biancazzurro. Sebastiani, che continua ad essere molto operativo, non solo per portare a compimento tutte le operazioni inerenti all'iscrizione in
del Pescara. La scorsa settimana col DS in pectore dell'Icarri è stato in Lega a Firenze per il consiglio direttivo e poi ha incontrato la dirigenza della Fiorentina per dinamiche di mercato. L'ingresso di nuovi soci precede l'ufficializzazione di Daniele dell'Icarri, già dirigente biancazzurro dal 2010 al 2013, che ha già preparato il terreno per il ritorno a Pescara di Zdenek Zeman, prima scelta dello stesso dell'Icarri, nonostante le resistenze del presidente Sebastiani. Come detto già la scorsa settimana, la palla passa al Boemo, che deve ancora dare il suo sì, legato non solo alla valutazione del progetto sottoposto dallo stesso DS, quanto da dinamiche societarie in divenire anche a Foggia, che potrebbero portare anche all'uscita di scena dell'attuale proprietà Canonico, che ha ufficializzato Roberto Boscaglia, tecnico dei Satanelli per la prossima stagione. Un cambio della proprietà, legato anche all'esito di un ricorso in tribunale, potrebbe rimettere in pista il Boemo per Foggia. Ecco perché le altre piste battute da dell'Icarri non sono da escludere in un risico di panchine che fa fatica a completarsi in questo periodo in cui le società sono intente, come sta facendo il Pescara, a rafforzare i propri quadri e completare l'iscrizione. Alla finestra resta dunque Alberto Colombo, accostato la scorsa settimana alla Carrarese, così come alla finestra resta Mirko Cudini, tecnico in ascesa il cui stile di gioco più si avvicina alle idee di Zeman. Almeno altre 48 ore e poi il quadro societario e le figure apicali dello staff tecnico saranno definite, stando anche alla deadline fissata da Sebastiani. Prima di chiudere ancora a calcio, andiamo in casa Chieti, incontro questa mattina al Teatro Marrucino per analizzare le sorti della Chieti Calcio dopo l'annuncio del disimpegno da parte di Giulio Trevisan e Antonio Mergiotti. Presenti all'incontro per l'amministrazione comunale il sindaco Diego Ferrara, gli assessori Paolo De Cesare e Manuel Pantalone. All'incontro c'erano anche lo stesso Trevisan, il prefetto e gli imprenditori interessati, tra cui Ian Amico, Poglio, i rappresentanti del gruppo Megalò e altri interessati a rilevare le quote del club nero-verde con dei delegati. Dopo la mattinata filtra ottimismo sul futuro del Chieti che, lo ricordiamo, in questa stagione nel girone F di Serie D ha centrato la permanenza in categoria. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete trovarli sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona notte.